anche queste sono aziende, portano economia, portano posti di lavoro, però non lo possono fare a scapito di quello che c'è attualmente, non possono fare tavola rasa di tutto il mondo. Anche Confesercenti Arezzo ha partecipato all'iniziativa Web Tax Digital Divide Italia-Europa, promossa da Confesercenti Toscana. Oggi è oggettivo che c'è una concorrenza sleale nel mercato, perché ci sono i tanti piccoli commercianti che pagano le tasse, e non solo quelle nazionali, direi anche quelle locali, e poi c'è una concorrenza spiazzante invece delle grandi multinazionali, in particolar modo delle grandi multinazionali che hanno a che fare col digitale, che invece spesso hanno la sede in paesi nei quali la tassazione è ridicola e che chiaramente invece non pagano niente laddove realizzano dei profitti. Quindi questo va sanato e siamo qua a discutere di come sanarlo. Tantissimi commercianti, artigiani stanno chiudendo i propri negozi nei centri storici, lasciando il vuoto. E il vuoto crea disagio, povertà e degrado. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questa web tax. È chiaro che l'Europa deve mettere d'accordo tutti i paesi e trovare una soluzione comune. Un convegno per analizzare un fenomeno che crea disparità concorrenziali con le imprese domestiche dei mercati nazionali, sottoposte a regimi fiscali più stringenti anche quando operano con le medesime modalità online. Numeri enormi, numeri che fanno vedere che certe aziende a livello internazionale hanno bilanci paragonabili a stati, che possono permettere la possibilità di trattare con gli stati in modo da avere la tassazione che vogliono loro. Le piccole imprese non hanno possibilità di sopravvivere a una cosa del genere. La sfida per il futuro sarà quella di garantire un mercato realmente concorrenziale e in grado di superare il gap tecnologico nel rispetto delle stesse regole e delle stesse normative fiscali. Ad Arezzo abbiamo provato a dare una risposta in termini di servizi alle nostre aziende e ai nostri soci, perché appunto con il sistema del portale Acquisto Vicino, che è sostanzialmente un marketplace analogo ad altri diciamo più famosi, abbiamo cercato di dare uno strumento semplice e gratuito alle nostre imprese. Quindi, come dire, è uno strumento da implementare, da sostenere, da valorizzare, perché è comunque la strada giusta verso la quale andare.